L'ennesima bufera politica, scatenatasi con un'inchiesta partita da Bari sulla presunta presenza di ragazzi a pagamento ad alcune feste con il Presidente del Consiglio, ha prodotto una lunga serie di reazioni. Si parte con l'unanime solidarietà per l'ennesimo attacco scandalistico a Silvio Berlusconi, espressa dai coordinatori nazionali del PDL Sandro Bondi, Ignazio La Russa e Denis Verdini, all'irritazione di Massimo D'Alema, che parla di vergognosa speculazione nei suoi confronti quando si accosta l'inchiesta della Procura di Bari alle scosse che avrebbero colpito Berlusconi, annunciate domenica scorsa dallo stesso D'Alema durante la trasmissione In mezz'ora di Rai 3. I miei erano soltanto giudizi politici, ha dichiarato D'Alema, il quale aggiunge: denuncerò chiunque avrà il coraggio di dire che manovro inchieste giudiziarie. In soccorso a D'Alema il segretario nazionale del PD, Dario Franceschini, per il quale sono chiaramente politici gli argomenti esposti da D'Alema in TV. Secondo il portavoce del PDL, Daniele Capezzone, invece, o D'Alema è più preveggente di una cartomante o sta maldestramente nascondendo la mano dopo aver lanciato un sasso. D'Alema è solo un grande esperto di manovre ed intrighi, ha dichiarato il presidente dei senatori del PDL Gasparri. Altro che giudizio politico, dice Gaetano Quagliarello del PDL, quello di D'Alema sembrava un autentico vaticinio. Secondo l'ex presidente del Consiglio, oggi senatore del PDL, Lamberto Dini, non esiste un complotto contro Berlusconi, ma c'è una fortissima strumentalizzazione di fatti privati messa in atto dalla sinistra. Più preveggente di tutti è stato il ministro Fitto, che sin da lunedì aveva individuato in ambienti baresi la fonte di conoscenza di D'Alema sulle possibili scosse a Silvio Berlusconi. Parlando di carriere politiche favorite da D'Alema, Raffaele Fitto aveva fatto chiari riferimenti a due ex magistrati, attuali esponenti del centro-sinistra. Infine, l'aspetto giudiziario con Niccolò Ghedini, legale del Premier, che precisa: cercheremo di approfondire queste notizie sprovviste di qualsiasi connessione logica. In ogni caso, qualunque ricostruzione si possa ipotizzare, precisa Ghedini, qualora le dichiarazioni di Patrizia D'Addario fossero vere e non lo sono, il Premier sarebbe utilizzatore finale e quindi mai punibile. Mi auguro che una volta tanto l'opposizione eviti di farne un caso e che la vicenda finisca presto nel dimenticatoio.